In questo momento il mercato sta subendo un momento di assoluto disinteresse di molti investitori per quanto riguarda il mercato italiano, perché naturalmente questa caccia, diciamo, che il governo sta facendo alle proprietà immobiliari spaventa i possibili acquirenti. Penso che sia abbastanza discutibile il fatto che un governo ancora non abbia deciso, ad esempio, quale sarà l'aliquota dell'IMU, riservandosi di deciderla alla fine dell'anno. Devo dire che comunque il mercato immobiliare in Italia e in Europa ancora dà una solidità. Diciamo prima di tutto che in questo momento non vi è una disaffezione all'investimento immobiliare da parte degli italiani. Gli italiani desiderano acquistare il proprio immobile. Il problema vero oggi è proprio questa incertezza normativa che frena gli investimenti. Noi pensiamo anche, e l'abbiamo detto anche in un'audizione parlamentare, che vada risolto il problema dell'invenduto. Oggi in Italia ci sono 1.200.000 unità abitative nuove o in costruzione invendute, quasi ultimate. Per uscire da questa crisi sarebbe necessario che tutto il comparto dell'immobiliare decidesse di prendere una strada che è quella dell'adeguamento degli immobili esistenti alle normative, di una riqualificazione immobiliare. Il mercato oggi ha bisogno sostanzialmente di aiuto. Il governo purtroppo sta adottando una politica assolutamente contraria a quella che è la proprietà immobiliare, accusando la proprietà immobiliare di lavorare come rendita, no? di far parte di quelli che non lavorano, non producono e quindi negativi alla crescita, alla ripartenza, all'uscita da questa crisi. Noi non siamo assolutamente d'accordo con questa analisi. Il settore immobiliare produce il 20% circa del PIL italiano. Oggi pensare di destinare tutti gli investimenti all'industria, che peraltro sta delocalizzando in altri paesi, secondo me non è stata una scelta corretta. Se si voleva imporre una patrimoniale come è l'IMU, la si doveva fare su tutto il patrimonio, sul patrimonio immobiliare e sul mobiliare. Coscientemente noi abbiamo richiamato il governo alle priorità che esso stesso si era dato, cioè quello di tagliare la spesa pubblica. Speriamo che questo abbia una quota di verità, cioè che questa manovra sia molto molto veloce. Per quanto riguarda invece il ritorno del mercato alle posizioni precedenti, non vediamo un ritorno al 2006, al 2005, anche perché nel 2006 e nel 2005 il mercato è stato drogato da un eccesso di credito, da crediti concessi inutilmente, che oggi stanno causando quello che è successo. Speriamo che non torni più il mercato di prima, ma che il nuovo mercato, più valoriale e più basato su dei fondamentali, permetta una lieve ripresa già nel secondo semestre, nel 2012.